Benvenuti in un nuovo MacBook. Scusateci, ma ogni volta non ci troviamo mai. Comunque, abbiamo preso il Mac. Dai, è ancora caldo. Sì. Allora, io ho preso il Crispy Mac Bacon, che adesso ve lo faccio vedere, ovviamente. No. Ah, no. Questo è... Io ho preso questo, aspetta. Ma poi non ho preso il grande, a parte che ci ridiamo. No, a te il Crispy Mac Bacon Chicken. Il Gran Crispy Mac Bacon Gran Chicken. Invece infatti, a te il Crispy Mac Bacon. Mac Bacon. Ovviamente patatine, poi abbiamo preso i nuggets. Eccoli qua. E poi i panzarotti. Eccoli. Ovviamente con Coca-Cola Zero, salsa agrodolce e maionese. Io speriamo che si vede tutto. Mi metto le patatine qua. Mamma mia, quanto ce ne sono dentro. Formiche, venite a noi. No, non lo vedi. Assaggiamo prima i panini. Questa è una super novità, perché, cioè oddio, non no. Mi hanno detto che non è una novità, però raramente non c'è. Non l'abbiamo mai provato. Allora, praticamente doppia cotoletta di pollo con... Non c'è la burger. No, il pollo. Con il bacon e la salsa normale. Tieni. Taglia il tuo. No, assaggiamo prima la novità, poi dopo. Okay. No, io vi devo far vedere comunque. Assaggiamo. Ancora roba. Buonissimo. Si sente solo la cotoletta, cioè non... La salsa non è di altre, ma secondo me quel cheddar mischiato con la salsa. Nella salsa si sente tipo pure, non so, peperoni. No. Boh. Allora, sinceramente preferisco il crispy. Cioè, aspettavo che ci fosse la salsa del crispy. Ci sta, però è più forte. A parte che mi aspettavo una cotoletta più crunchy. Vabbè, siamo abituati male al, non so se siete della zona, nel centro commerciale Vulcano Buono, non sponsor, c'è Ginetta, la sorellina di Gino, che si trova a Gino a San Vitaliano. Per giù, comunque, c'è Ginetta e fa una cotoletta di pollo spettacolare. Che meno abbiamo preso l'altra volta? Big Crispy Chicken, del genere. Cioè, quella cotoletta mi ha segnato. La salsa non mi piace. Cioè, la salsa rovina tutto. Il bacon non si sente. Ok, solo cotoletta alla fine. Il farfa. Tra questo e ho quello là, il chicken, Mac Chicken, preferisco il Mac Chicken. Wow. La salsa rovina tutto. Abbiamo fatto bene perché non si è raffreddato subito, perché abbiamo diviso bevande e a cibo, altrimenti l'avevo congelato. Coca-Cola Zero, non so, lo sai se il ghiaccio si è sciolto o non ce l'hanno messo proprio? Come si sarà sciolto? Forse si è sciolto. Io voglio provare. Se stiamo facendo la degustazione del... Io voglio provare il panzarotto. No, oh. Sembra quelli là... No, meglio ancora. Lo faccio vedere. Guarda, proprio buono. Colorito.
Sono sincera, pensavo che fosse una cosa sconda, ho detto a buon panzarotto. Ah, buono. Avevamo fame. Avevamo fame. Ma dal centro commerciale avevamo fare un paio di servizi e avevamo una fame assurda. Pure c'era gente. No, però era tutta. Vabbè, sì. Allora, io ho preso giusto qualche domandina così. Ma già so che. Giusto per l'intrattenimento. Esatto. Vado un po' così, eh. Andiamo proprio. Così. Ma si può dividere. Ma che si fredda. Saresti in grado di perdonare un'infedeltà se sapessi che quella persona ti ama davvero e ha solo commesso un errore? Dipende di che tipo. Ha fatto il corno? Ma dipende di che tipo, cioè. Come? Che senso come? Che può essere pure magari uno solo messo attraverso un messaggio oppure. Allora, cioè, dipende dalla gravità. Capito? Allora, io penso che in generale sia grave tutto. Cioè, io, per come sono io, ciao. Cioè, anche dopo tanti anni, ok che ti devi trovare anche nelle situazioni, quindi metto anche le mani avanti. Però, sinceramente, ok, mi ha tradito. Ma dipende. Ok, solo parlare, pure parlare con un'altra ragazza, che si saranno anche visti, che mi dice che non è successo niente, però io poi posso mai avere fiducia di quella persona. Questo no. È vero. Cioè, esce e gli faccio il blitz. Oppure esce con la mamma e metto in dubbio. Cioè, come vivo una relazione bene? Cioè, non io non la vivrei mai. Poi se mi ha fatto le corna, l'ho scomunicato dal comune, non lo trovo neanche più genitori. Però io... Cioè, dico, dipende. La gravità della cosa. E le buone intenzioni. Cioè, nel senso, tra virgolette. No, per come sono io. Poi è difficile, poi è difficile tutto. Ci sta che parli con una persona, con un'altra ragazza, però dipende sempre ambito amicizia e me lo dici in quel momento, mi dici, oh guarda, vedi che mi ha contattato questa persona, allora ci sta, io non ci vedo nulla di male, perché come ci vuole sempre la trasparenza. Esatto. E magari anche ammetterlo. Perché c'è anche gente che nega fino all'evidenza, cioè pure davanti all'evidenza. Quindi, perciò ho detto, dipende dalle situazioni, dipende dalla gravità della cosa. Però, tipo già, cioè tipo lo scopro? No. Ok. Anche perché, parliamoci chiaro, uno dice non lo faccio più, non lo faccio più. Anche perché poi perdi la fiducia dell'altra persona. Ma un po' in tutto, non solo in amore. Cioè, proprio. Alzava il camminato. Oh, questo è buono. Anche se forse. È più freddo. Si è fatto un po' freddo. Però era molto più buono, molto più piacevole. Sì. Per esempio, questo. Cioè, io preferisco sempre prendere il McChicken. Perché questo non mi sazia molto. Però se uno già prende queste... Ma perché non vado a prendere perché mamma sei piccola? Vabbè, non fa niente. Anzi, forse è meglio, comunque c'è tutta sta roba. Comunque. Forse in amicizia perdoni di più, anche perché... Ok. Sì. Però in amore no. Io come sono io... Saresti in grado di andare a vivere in un altro paese in questo momento per amore? Io sì. Ma ovviamente in questo sempre... momento adesso come mi trovo, però sì. Nella mia situazione sì, lo farei. Però se avessi una cosa stabile, un lavoro stabile, no. Tu pure lasceresti, secondo me andresti. No, sì. Dipende, ma se ho un lavoro stabile che mi fa sta, cioè non. No, non ho fatto. No. Che ti trasferisci? Subito, ma ti vuoi da trasferire? Ah, già da morire.
ci sta, sta scritto. Oppure non subito. Però ci vado. No, non oggi perché devo preparare le valigie. Già avrei quali panne mangi tutta presa. Domani già. Va bene, vengo. Bella, dove stai? Ma c'è pure un'altra domanda? Tipo? Anche se ti dovessi spostare tu, io verrei. Cioè, tu se non vai tu, io me la curi. Perché tu sta baracca? Veramente, io non, no, non mi sento male. Tipo, io lo farei. Per amore dipende. Perché? Cioè, pensa, metti caso che io mi dovessi spostare, tu verresti. È ovvio. Andiamo. Vedi, no, no, pure io. Comunque, io correrei subito. Salsa agrodolce e nuggets. La vita. Una vita. Poi ci stava pure un'altra domanda, se non sbaglio, non so se l'hai letta. Una relazione a distanza. Io non so proprio la tipa. Ma lo sai perché? Perché poi ti parla. Allora, per un breve, allora se inizi, cioè se è proprio tutto, cioè se vi conoscete, che state a distanza, quindi nasce proprio così a distanza, è difficile, cioè come fai? Però se dovesse capitare, che ne so, un periodo che tu devi vivere a distanza, ci no, può anche sì, stare, sì. Però se inizia già così. Cioè, tipo, se io dovessi conoscere un ragazzo che dista, cioè, dopo un po', secondo me ti scocci. Anche perché ti parte sempre quella cosa che ti fidi e non ti fidi. Oddio, può succedere anche qua che uno abita nel suo palazzo e ti fa le corna. Cioè, oddio, sono sempre all'ordine del giorno, quelle non mancano mai. Però. Là è ancora più probabile perché chi te sapo. Qua invece è una cosa molto più virtuale, molto più. Qua invece se ti fidanzi, non so, però qua nel nostro paese è così, che se ti fidanzi con un ragazzo dello stesso paese, già esce sul mattino, TG5, sì, manifesti. Allora bene o male, se uno esce punato, via sapere, diciamo, virga il The Cornas. Bello. Ce n'era un'altra. Io ho tolto una, però questa cosa la devo dire. Perché l'ho tolta, perché ho detto Giulia levala, perché altrimenti tu lo dici. D'accordo. Però lo devo dire perché io non mi attengo. Vai. C'era una domanda: con quale attore andresti a letto? Però io quando ho letto quella domanda, a me è venuta a mente solo una persona in questo momento. Ma raga, no. No. No, ma perché è un attore. Appunto, però è meglio un attore. Comunque, ragazzi, seguite le esplorazioni di Riccardo Dose e io lo chiamo Dadda, però siamo così. E di Dadda. Secondo voi, con quale dei due? Voi lo sapete, birichine. Mamma mia. Tipo, per lui prenderei un treno e andrei lì. Hai fatto il video. Vai. Possiamo venire a fare le esplorazioni con i nostri snack proteici. Io penso allo snack proteico. Penso io allo snack proteico. Ok. Beh, però insieme hanno fatto un pacco. Io pensavo buone. Quello di Toy Boy. Ma chi lo so, sono magne chi le Toy Boy. Umile. Penso che è peggio di Riccardo quando gli fai complimenti. No, mamma mia. Cioè, dovevo dirlo. No, comunque. Va bene, ci posso passare. Quelle esplorazioni. Adoro. Queste patate. Allora, se passano 10 minuti e non le mangiate, sono immangiabili. La plastica. Vabbè. Comunque arriveranno tanti video anche con lei. Stiamo un attimo organizzando, cioè raga, veramente qua, mo vedete, ve lo dico proprio. Sono usciti, devo fare la 24 ore solo gelati. Io già lo so che mi devo andare a girare 82 mercati per vedere di trovarli. Cioè, dobbiamo studiare bene questa cosa. Mi sono usciti un sacco. Vado proprio all'azienda, Arge, dico, allora senti. Ma aspetta, febbraio è un'altra cosa. Vuoi vedere? Agita.
tante cose. Troveremo un ma modo. Ho visto, però non mi ricordo se altri o qualcun altro che l'ha fatto, non mi ricordo proprio. Pure quello nuovo Michelangelo, non vero? Michelangelo Magnum. Però hanno fatto anche, non so se è una fake news, non lo so, il gelato a gocciole, proprio a forma di gocciola. Non so se è vero o no. I baiocchi però sì. A gelato. Mm-hmm. Wow. Pure lo hanno quello. Qua è difficile. Però, allora, sono sincera. Se ci fosse. No, una cosa online. Ma se ci fosse un sito online, dobbiamo aprirlo. Vendiamo tutti i gelati, pure la spedizione. Io sono sincera, io pagherei pure 10 euro di spedizione refrigerata. Io il problema non me lo faccio. Però ti prendi tutte le novità. Cioè, per mio, io che faccio questo lavoro, cioè, per me è proprio La salvezza. Tipo Giovanni Rana, se non le vendevi online, ma come le trovavi tutta quella cosa? Ma infatti, tutte quelle cose? Non mi ricordo una ragazza di dov'era, ha detto Giulia, io da me gli spadellini non li trovo. Ah, la voletta! Non mi ricordo però di dov'era, lo sai? Io non li trovo, ma molti perché giustamente. Non mi ricordo. No, non voglio dire una stupidaggine, ma non mi ricordo. Comunque nord sicuro. Allora io concepisco. Bergamo, Brescia. Io da una parte concepisco pure qui al sud, specialmente nei paesi. Ma perché? Ma perché? Perché lo sai perché? Perché le persone sono già spendono parte, cioè, capito? Molto, sì. Soprattutto la mentalità che abbiamo qui è un po' tarata. Quindi io ci sto pure, forse pure io, se dovessi molte avere... Molte cose evitano perché magari non vanno. Sì. Però... Intanto, però, almeno quel sito online no, riesci a... anche per venire alle 8 di mattina. No, però guarda, apriamo un'attività. Ma era male che tu sei mattina, cioè hai scritto e ti svegli presto. Ma io stavo facendo il vlog, mi stavo tutto assunato. Cioè, le 8 di mattina. Neanche farò possibilmente, mi sveglio alle 7. Perché era privato, era un corrido privato. C'era pure un ragazzo di colore, bellino. Ok. Io... Ce ne mangiamo da un calma. Sì, no, penso che va bene così. Abbiamo chiacchierato, mi sono anche dichiarata, quindi quando devo andare a fare un'esplorazione, io ci sono. Sì, tu sei la prima che... Io sono la prima che me la vado. Anzi, a volte, mamma mia. Ma perché un appello, è la musica sotto che mi fa venire l'ansia. Però poi all'improvviso esce Dada e basta Paolo. E quindi nulla, ne spero. Non guardate questo video, mi raccomando, questi cancellerà tra 10, 9, 8. Va bene. Ok, quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.